Gentili amici di Brianza Channel, siamo in compagnia di Rosario Mancino, consigliere provinciale di Monza Brianza. Siamo all'Urban Center di Monza in occasione della prima festa identitaria della gioventù lombarda. Un momento di riflessione sui giovani, il peso dei giovani nel contesto socio-politico moderno e attuale. Beh, il peso dei giovani nel contesto politico attuale purtroppo non è primario. I giovani non sono un soggetto sociale interessante per i partiti, perché a 18 anni molto spesso non hanno un'idea chiara di cosa votare e sono spesso condizionati dai genitori. Sono politicamente molto più interessanti gli anziani, che hanno un blocco sociale omogeneo, che vanno sempre a votare, e questo però non deve essere visto come un problema, è anche un'opportunità. Noi abbiamo fatto questa festa per dare coscienza alle idee della destra e presentarle ai giovani, perché crediamo che i giovani devono avere una piena consapevolezza di quello che è la politica odierna, di quelli che sono i problemi che oggi, come studenti, poi come lavoratori e poi come prossimi padri di famiglia, andranno a conoscere e ad affrontare. Per questo abbiamo fatto questa festa con loro e per questo siamo felici di questo risultato che li ha visti protagonisti. La forza dei giovani nel contesto sociopolitico attuale. In tutti i contesti, non solo in quello attuale. Okay. Se non c'è un ricambio generazionale, se non ci sono i giovani, se non in politica, per passione, e non ha in questa scelta nulla di opportunistico, ma soltanto il desiderio, la volontà di contribuire a fare una società migliore di quella che trova, il mondo sarebbe finito. Siamo in compagnia dell'onorevole Roberto Alboni, a cui chiediamo, in occasione della festa identitaria della gioventù lombarda, abbiamo visto un momento di riflessione appunto sui giovani e sul loro impegno, sul loro peso nel contesto socio-politico. Cosa possiamo dire a corollario di questa prima giornata? Ah, innanzitutto, se mi è concesso, penso che questa due giorni organizzata in Brianza per tutta la comunità di destra della Lombardia ha un significato importante, perché è riuscita ad accomunare, oltre alle varie realtà provinciali che si contraddistinguono con delle sigle culturali diverse ma con tutte con lo stesso obiettivo per tutte, è riuscita a creare un momento di unità, di comunanza, un momento di riflessione, appunto un momento di propulsione. Io sono convinto che i giovani che arrivano da destra e che sono nel PDL, che sono parte integrante della Giovane Italia, sono quei giovani che oggi hanno ancora tanto da dire, non perché non gli è stato concesso in precedenza, ma perché hanno la forza, la volontà e gli strumenti per poterlo fare. Resterò sempre dell'idea, come è capitato anche a me quando ero un po' più giovane, di dare spazio, ma giustamente spazio a chi se lo merita, come è stato sottolineato anche dal ministro La Russa, perché non è sufficiente essere giovani, belli, con la cravatta o delle gran belle ragazze, bisogna avere anche la passione per fare politica, bisogna saper distinguere quello che è il valore della militanza e accomunarlo alla passione e togliere completamente dall'orizzonte quello che è l'opportunismo. Io ne sono molto convinto, ma ne sono convinti ancora di più i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato oggi. Ecco cosa distingue loro da tanti altri che, specialmente a sinistra, ci dicono ma in realtà ci invidiano la comunità che abbiamo, anche perché qua di futuri dirigenti, se non già l'abbiamo visto, ce ne sono alcuni, se ne formeranno tanti altri perché sono in grado di farlo. Io sono convinto che in questi due giorni le riflessioni, anche a volte un po' crude, ma la possibilità di dire la propria versione, la propria interpretazione di qualsiasi tema, oggi abbiamo visto, da quello economico a quello dei valori,
valori, a quello dell'etica che sarà toccato in particolar modo anche domani, e quello della patria, beh, è la possibilità, è la palestra per chi ha fatto tanto e vuol far parte di una squadra. Io credo tantissimo, io ho sempre creduto nella squadra, ma la squadra la puoi fare veramente se tu dai spazio ad altri per fare la squadra, e rimarrò sempre di un'idea che è diventato un po' il mio slogan ultimamente: mai nessuno da mettere davanti, perché dare le leve del comando a chi non è capace è pericoloso, ma mai nessuno da tenere dietro, perché tutti devono essere in fila insieme per poter lavorare, per poter partecipare e chissà mai per poter anche governare. Siamo in compagnia dell'onorevole Viviana Beccalossi in occasione di ASLAN, la prima festa identitaria della gioventù lombarda. Il peso dei giovani nel contesto socio-politico attuale? Sicuramente un peso importante, ma che deve crescere sempre più anche all'interno del Popolo della Libertà. Credo che convegni come quello di oggi dimostrino come sempre più giovani militanti, iscritti, possano e debbano diventare epicentrici rispetto ad un partito che ha il segretario nazionale più giovane, Angelino Alfano, ha 41 anni, e io mi auguro, ma già si vede, che creda sempre più nei giovani. Giovani inteso non solo a livello anagrafico, ma come spirito e voglia di cambiamento e di impegno per migliorare la loro società. Sapere che c'è ancora un popolo grande, forte, che ci crede, che ha scelto di impegnare se stesso e la propria vita per cambiare, che ha scelto l'identità, che ha scelto la patria, che ha scelto la giustizia sociale, che in questi obiettivi continua a credere e che ci crederà fin tanto che non saranno realizzati. Vi ricordate che il Popolo della Libertà per la prima volta nella storia aveva una lista ufficiale PDL che l'appoggiasse? Poi certo aveva un partito che l'ha appoggiata fortissimamente, ma non c'era il partito inteso come lista Popolo della Libertà, eppure è diventata presidente della regione Lazio, pur essendo un candidato proposto da Gianfranco Fini, che l'ha mollata a metà campagna elettorale, perché chi era presente alla famosa manifestazione che era stata fatta in piazza a sostegno, proprio in piazza San Giovanni, proprio a sostegno della Polverini, con tutti i presidenti di regione candidato per il centrodestra, ricorderà anche che c'eravamo tutti sotto forma di militanti, sotto forma di coordinatori, ministri, bla bla, tranne Gianfranco Fini, che diceva che non poteva esporsi in campagna elettorale essendo suo un incarico istituzionale. Eppure la Polverini è diventata presidente della Regione Lazio, così è valso anche per tante altre elezioni che hanno visto appunto il cavaliere scendere in campo e trasformare in oro davvero tutto quello che toccava. Oggi non è più così. Io credo che al di là di quanto sia stato pubblicato dai giornali, al di là di una assolutamente vera campagna denigratoria nei suoi confronti, al di là di una magistratura di parte che non perde occasione per colpirlo, è anche vero che sia fisiologico il fatto che un uomo possa rimanere sulla cresta dell'onda fino a 10, 20, 30 anni, ma prima o poi la discesa della popolarità, io credo che era normale. Io speravo non in maniera così repentina e non in maniera così drammatica come quella che stiamo vivendo negli ultimi mesi, però era da mettere in conto. Politica giovanissimo, non mi ricordo quando ho cominciato, ero troppo piccolo per ricordarlo. Il primo manifesto che ho attaccato, l'ho attaccato facendo la colla con la mollica, la farina e l'acqua. Avrò avuto 6-7 anni insieme a mio fratello maggiore e a uno che adesso si è trasferito anche lui a Milano ed è stato il nostro dirigente, Franco Randazzo, che era più grande, che era più grande di me. E poi avevo 7 anni, poi di più, ho fatto il mio primo comizio, ma comizio vero, un po' l'ho presa in giro, ma era un comizio vero. Avevo quanti anni avevo, fammi pensare, avevo nove anni, avevo 9 anni, perché mio padre faceva politica, lui non poteva andare a fare un comizio in un paesino, anzi era addirittura allora ancora una frazione, oggi è paese. Cominciavano gli anni veramente duri, avere la responsabilità di guidare i ragazzi è stato per me un motivo di crescita incredibile. Ero un pochino più grande, ero già universitario e mi toccava badare ai più piccoli. È un compito che ho cercato di fare non solo in quei primissimi anni, ma sempre. È un mio motivo di grande orgoglio, è quello di avere sempre pensato che in politica una cosa che è congeniale dovrebbe esserlo a tutti, ma che sicuramente è congeniale alla nostra parte politica, che si è sempre ammantata di amore per la giovinezza, è quello di fare spazio ai giovani che meritano, non ai giovani,
ai giovani che meritano. Sia ben chiaro, non basta il dato anagrafico. Io non so se ci sono riuscito, sta a voi dirlo, ma io ce l'ho messa tutta e qualche risultato per merito loro, ho detto che meritano, ma anche perché questa era l'impostazione che abbiamo cercato in Lombardia, a Milano, di tenere, è venuto fuori già solo in questa, in questo momento. Io vedo una ragazza che aveva 19 anni, questo sì sarà un tempo difficile, meno male, perché solo nei tempi difficili c'è una selezione di chi è in grado di reggere i tempi difficili. Ogni tanto un po' di tempo difficile ci vuole. Io vi auguro di superarlo in fretta, ma non vi auguro di avere sempre un tempo facile. C'era una canzone di Leo Valeriano, andatevi a cercare anche Leo Valeriano, fu l'unico che riuscì a incidere un 33 giri, lo vendevano solo in Galleria del Corso, solo lì, un solo negozio in tutta Milano, ma se lo ordinavi ti arrivava. È una delle canzoni, non la più famosa, era Budapest, seguita da Berlino, ma una delle canzoni, non certo la più famosa, si chiamava Un tempo da lupi. Ecco, è tutto calcolato, è tutto calcolato. È un tempo da lupi, è un tempo da cani. Cosa faremo del nostro domani? È un tempo da lupi, finiti gli eroi, questo è un tempo per noi, per voi ragazzi, ve lo auguro veramente. Ho voluto finire fermi seduti il mio intervento con una che, quando uno parla si c'ha sempre la chiusura in mente, quella era la chiusura, perché non ho voluto usare Marzio come chiusura, Marzio è un inizio, non è una chiusura, ve lo leggo. Credo, dice lui pochi giorni prima di morire, scrive, muore giovanissimo, a 40 anni circa, credo nei valori del radicamento, dell'identità e della libertà, nei valori che nascono dalla tutela della dignità personale. Sono convinto che la vita non può ridursi allo scambio, alla produzione o al mercato, ma necessita di dimensioni più alte e diverse. Penso che l'apertura al sacro e al bello non siano solo problemi individuali. Credo in una dimensione etica della vita che si riassume nel senso dell'onore, nel rispetto fondamentale verso se stessi, nel rifiuto del compromesso sistematico e nella certezza che esistono beni superiori alla vita e alla libertà per i quali a volte è giusto sacrificare vita e libertà. Marzio Tremaglia.